Siamo con Paolino Napolitano, sindaco di Comiziano, che questa mattina ha partecipato ad un incontro con il direttore generale della città metropolitana di Napoli per la redazione del piano strategico metropolitano. Ma che cosa si aspetta la comunità di Comiziano dal piano strategico? Io sono molto contento di essere stato invitato qui a Napoli presso la provincia e sono molto orgoglioso di rappresentare il comune, perché mi dà la possibilità da parte della città metropolitana di Napoli di avere dei fondi messi a disposizione per ripristinare, io dico, un poco quelle che sono le criticità che ci sono al paese, specialmente nel rione dell'Istituto Autonomo Casa Popolare, dove lì abbiamo bisogno di ripristinare il campo sportivo, il campo di tennis, il cesto e poi anche i marciapiedi lungo i viali della stessa struttura dell'Istituto Autonomo Casa Popolare. E quindi io sto a Napoli qui e ho partecipato a questa riunione e quindi sono molto contento che questi progetti si possano realizzare. Comiziano fa parte di un comprensorio che è quello del Nolano. E in che modo la Giunta, l'amministrazione comunale pensa di poter partecipare e offrire il proprio contributo per la redazione di un piano condiviso che sappia, diciamo, coniugare lo sviluppo armonico di tutta l'area nolana e metropolitana? Noi avevamo già fatto un progetto per il PIP e pure per il PUC, però non è stato possibile realizzarlo perché le ditte che hanno partecipato con la manifestazione di interesse che abbiamo fatto, e quindi non c'è stata possibilità, perché c'è stato il momento in cui c'è stata una crisi economica e anche dal punto di vista di edilizia, quindi la società ha ritenuto opportuno di interrompere questo percorso. Però adesso ci siamo messi un'altra volta in cammino, perché attraverso l'università, la facoltà di architettura, abbiamo ripreso i contatti per portare a termine quello che sarà il PUC, il piano urbano comunale. Insomma, essendo una piccola comunità, noi abbiamo bisogno di aiuto da parte delle istituzioni superiori, perché essendo un piccolo comune, che è un paese prettamente agricolo, quindi non ci sono industrie, non ci sono fabbriche, però da un punto di vista ambientale stiamo bene, tranquillo, perché si tratta soltanto di un paese agricolo e quindi fabbriche inquinanti non ci sono al nostro paese. E questo ci consente di vivere una vita serena, salutare, e quindi non abbiamo bisogno di fare degli interventi specifici per portare al nostro comune queste realizzazioni che mi auguro quanto prima saranno realizzate.